Cari amiche e cari amici di Truman TV, beh, oggi al cospetto siamo andati a conoscere una donna di una bellezza paurosa, una donna che con la sua semplicità ha sconvolto l'Italia intera e quanti maschietti hanno battuto la testa sulle pareti di casa con le mogli brutte al fianco e vedere questa gran bellezza. Ma quanti studenti vorrebbero essere al suo cospetto? Sognano. Ambra Lombardo, buongiorno Ambra, benvenuta in Truman TV, che piacere insomma, fare questa bella chiacchierata con te. Buongiorno Ghibli, grazie per l'invito, scusami se mi hai rincorso e io sono stata sfuggentissima, ma è stato un periodo... È un periodo... E grazie per la presentazione che è molto molto divertente, molto veritiera, devo dire. Hai raccontato in sintesi la mia esistenza, praticamente. Allora, molti problemi con le altre donne e insomma un po' di salta... Adesso ce le racconti. Cara professoressa, iniziamo proprio dalla tua professione, perché professoressa in lettere e in storia. Tutti. E latino in realtà, quest'anno è la cattiva di latino, sì, sono una brutta persona. Inizia a piacere meno. Ecco, capito. No, in realtà, è cara prof, sì, vero, anche se non ci credono in tanti, perché ogni volta che io dico io insegno, tu insegnavi? No, insegno. Ma quando hai lasciato la cattedra? Ma insegno ancora, cioè vi giuro. Non l'ho mai lasciata. Che rapporto c'è tra Ambra Lombardo, professoressa e star televisiva, perché a tutti gli effetti si è stata consacrata una star televisiva, e i tuoi studenti? Per quanto io non mi ci senta, nel senso che insomma, adesso tu sai molto bene... Ma è una delle tue doti, è proprio l'umiltà che hai sempre fatto, traspariva dalla tua persona, e quindi realmente sei una persona umile. Poi... Gesù Cristo le ha volute dare tutte a te le fortune della vita. Capito, quanta grazia. No, la verità è che sì, intanto è per grazia, insomma, e non per merito, quindi sono una bella donna, però il lavoro che faccio ovviamente, che è quello della prof, insomma, dell'insegnante, è il frutto di un percorso lunghissimo di sacrifici, ed è per questa ragione che non l'ho mai lasciato, perché dopo tutto quello che ho fatto, dopo tutto, insomma, la fatica che ho fatto, sinceramente lasciare, poi con i tempi che corrono, mi pare davvero assurdo. Questo non toglie che io non possa anche fare un lavoro molto diverso, che è la TV, insomma, che faccio forse anche con grande consapevolezza e con molto senso della realtà, proprio perché poi buona parte del mio tempo lo trascorro in classe, quindi sono una persona molto equilibrata per questo, ecco, diciamo, molto più di tanti miei colleghi in TV, questo sì. Senti, e quindi il tuo rapporto con gli studenti? Allora, il mio rapporto con gli studenti è all'inizio è di grande sgomento, perché io entro in classe, tutti pensano che sia uno scherzo, ma lo dico, voglio dire, senza imbrodarmi, perché chi si loda si imbroda. Poi in realtà quando capiscono che sono insomma molto pretenziosa, che ci tengo a poche cose fatte bene, ecco, io sono di questo avviso ed è stata la mia filosofia di vita, poi allora capiscono che si fa sul serio e quindi si dimentica. Quando si capisce che si fa sul serio? Quando trovano la professoressa Lombardo? Quando devo interrogare, si fa sul serio. Quando inizio, e soprattutto quando insomma metto un'insufficienza, lì capiscono che il gioco è finito, che insomma le fantasie sono presto dimenticate. Tanti follower che mi scrivono: Ghibli, ma chissà gli studenti, ma io se avessi una prof come te, io dico sempre provare per credere, perché non c'è niente di... Ideologicamente io le scuole le ho terminate da un po', ma io ricordo la professoressa in assoluto, tra virgolette, più bella, era una roba da film dell'incubo, da incubi. Ma da incubo. Sì, ma allora
Guarda, giusto perché tu me lo chiedi e io quindi posso scegliere nei dettagli, e questa cosa mi fa anche piacere perché insomma finalmente un'intervista anche un po' più dinamica, insomma più Sì, vivace, no? Che ti fa un po' oltre le solite domande canoniche. Certo. Io ho molti ragazzi, molti alunni, alcuni con le barbe perché io insegno alle scuole superiori, quindi tu Certo. immagini per un ragazzo di 18 anni venire interrogato davanti a me e magari sentirsi messo in difficoltà. Guarda che è un'umiliazione, Ghibli, credimi, È vero, è vero. Perdere veramente e sentirsi un po' castigati e castrati, cioè per un ragazzo sai che è nella fase della crescita, dell'orgoglio, certo. Della consapevolezza. Dell'ormone anche. Dell'ormone, però è per questo che poi sono anche molto magnanima, nel senso che alla lunga tendo sempre a dare una grande mano ai ragazzi. Io non mi piace mettere in difficoltà perché non mi piace umiliare la gente, perché insomma conosco quella sensazione e quindi la evito. E invece qual è il rapporto di Ambra Lombardo con i colleghi docenti? Oh, guarda, idilliaco. Idilliaco. Cioè non dico, ah, ma quella lì, tanto lei pensa alla TV, tanto lei, le stelle, guarda, le... Ghibli, mi complimento con te per il tuo grande intuito, ecco, perché hai già risposto tu per me. Sì, vabbè, diciamo questo, che io faccio sempre tanta fatica quando entro in una scuola nuova a farmi delle amicizie, perché purtroppo lotto col pregiudizio, insomma con i preconcetti, i colleghi che poi tra l'altro, insomma, se ho fortuna, sono davvero persone di grande umanità. Se, cosa che mi capita molto spesso, sono un po' più sfortunata, sono un po' animate da questo orgoglio intellettuale che è un grande difetto di chi ha studiato, purtroppo, e insomma la sindrome del so tutto io e quindi io sono migliore, poi crea una barriera con me, perché l'idea è che io pensi alla TV, pensi allo spettacolo, pensi ai lustrini, alle inezie, e non faccia bene il mio mestiere, no? Poi quando scoprono che invece in classe sono anche, insomma, una prof valida che cerca di fare bene il proprio lavoro, allora iniziano, quando sono donna a rimettersi sulla tesi. Quando sono uomini invece a simpatizzare con me. Io ho tantissimi amici uomini, colleghi uomini e anche donne molto intelligenti, che poi sono diventati i miei migliori amici. I miei migliori amici sono un prof, un collega di italiano e un collega di matematica. Però Ambra Lombarda, a tutti gli effetti, è un personaggio. Mi sono fatta amica anche l'avvocato. Che può sempre tornare utile. Però Ambra Lombardo, a tutti gli effetti, è un personaggio pubblico, senza entrare nel nome o nell'incarico che ricopre. Ci sarà qualche docente che dice, ah, ma posso avere l'autografo di, ti fai fare la dedica da... È accaduto. Guarda, ti racconto l'aneddoto del mio primo giorno di scuola, di questo anno scolastico ancora in corso, quando sono arrivata nel mio liceo. Si è creata una fiumara di ragazzi fuori dalla classe, tutti urlavano, la foto, e tutti i ragazzi mi chiedevano i selfie, ovviamente in classe, insomma, a scuola non si può fare. E poi, insomma, la pianto perché sono anche chiacchierona, ti lascio fare le domande, e so che c'è stata un po' una sollevazione tra i genitori, che non erano molto contenti, erano, insomma, di avere molto la professoressa Stan. Sì, non erano, insomma, non guardavano di buon occhio che io avessi frequentato i salotti di Barbara, che mi fossi rifatta il seno in TV, insomma, queste erano cose che apriti, mandiamola subito a rogo. Questa, guarda, la posterò tutta questa intervista, cara Ghibli. Che bello, grazie, grazie. Non oso immaginare i genitori dei tuoi studenti. C'è da andare a colloquio con la professoressa Lombardo, lì botte dell'oro. No, vado il marito, no, vado io, vado a casa.
Ma sai, quello che io credo, poi insomma con i genitori, una volta conosciuti si è instaurato un rapporto di grande rispetto perché si parla di lavoro, in sede di lavoro, Certo, quindi certo. non c'è neanche l'idea di pensare ad altro o di parlare di altro, anche perché io non lo consento. Sul lavoro io parlo solo di lavoro, ecco, ho dovuto imparare a fare compartimentazione stagna. Esatto. Però una cosa che posso dirti è che... Ma questo è un parere solo mio. I numerosi genitori che sono venuti a colloquio con me immagino siano stati spinti anche dalla curiosità di capire quanto la prof di italiano del corso fosse valida e quanto fosse affidabile e affidabile affidare i propri figli, insomma, a una come me, insomma, no? Che fa TV, perché io tieni conto che uscivo da scuola, andavo subito a Mediaset, quindi tutto era molto strano da immaginare e comprendo la diffidenza, probabilmente sarei da mamma anch'io la prima a non guardare di buon occhio una scelta simile, che però tutto sommato, insomma, è anche una scelta figlia del nostro tempo, Ghigli, Bisogna perché... viverla, bisogna viverla per poi avere le comprensioni tali, presumo Sì, sia un po' assolutamente. così. Poi sai, Senti. guarda, Svetonio diceva o tempora o mores, noi siamo figli del nostro tempo, no? E come tali dobbiamo adeguarci, insomma, a questo tempo che è un tempo dei social, che è un tempo della TV e che è anche un tempo delle cose di sempre, insomma, come la scuola e tutti i nostri mestieri, insomma, io non so se sei Abra, d'accordo. ap apro e chiudo la parentesi, mi rivolgo agli autori che sono alle tue spalle, ma se la docente Ambra Lombardo mi inizia a parlare in latino, io chiudo l'intervista. Saluto tutti, perché ulteriori figure di no. Allora, senti, Ambra. Ma a ognuno il proprio, ecco, quindi insomma non c'è niente di geniale in questa roba qua, in realtà è Ascolta, solo pratica. torneremo tra qualche secondo a parlare della tua professione di docente, ma mi va di parlare di Grande Fratello 16. Allora, tu sei comunque, è vero, una docente che approda in GF16, ma che aveva già un suo passato per piacere, per divertimento di modella, perché tu comunque hai praticato tanto l'arte della moda. Sì, è vero. E infatti io dico sempre che non sono bipolare, sono polipolare, perché facevo tante cose oltre che insomma, il lavoro di prof, per necessità in realtà, perché dovevo vivere e Milano è una città molto molto costosa. Ma sai, il mio percorso è strano perché inizia con la moda. Io ho partecipato al concorso di Miss Italia, insomma, poi da lì... Strano sì, che non ho... abbia vinto la carrozzina. Tanto, tanto tempo fa, no, mi sono piazzata anche bene, sono arrivata terza quell'anno, che però è come non arrivare, quindi insomma, terza è come ultima, però poi da lì ho iniziato a sfilare, a fare un po' di lavori, di rappresentanza per brand, eccetera, eccetera, quando ancora non c'erano i social, ovviamente. Poi ho iniziato a condurre eventi di piazza, ad essere anche conduttrice in alcune reti private, ho fatto l'annunciatrice in Rai, un po' di roba varia. E ho lasciato a un certo punto perché mi ero proprio stancata, non guadagnavo abbastanza, mi ero innamorata, quindi avevo, insomma, per amore scelto di fare la donna di casa e di chiesa. Ecco, pessima scelta, non lo fate. No, No, quello proprio si non lo fa. fate perché non vi porta niente di buono. E poi mi sono trasferita a Milano e facevo la modella e l'insegnante. E poi Certo. un giorno per caso la mia agenzia mi dice: Guarda, secondo noi tu come modella non vai benissimo perché non hai le misure. Io, insomma, avevo quello che vedete. Avevo le mie rotondità, insomma, ero anche una bellezza molto forte per la moda, troppo forte per la Sì. moda, quindi che ho pensato al Grande Fratello. Ho detto, ma ragazzi, non lo farò mai, cioè, E il invece? GF non sono da... Invece l'ho fatta, infatti sono andata via subito, tempo di esaminare, proprio sono andata fuori dalle scatole, e Sono però... state 2 settimane intense, 2 settimane di grande esperienza. Sì, molto intense, mi sono innamorata, insomma, ho fatto tutto dentro la casa Ma e... noi non vogliamo saperne dei tuoi amori, cara Ambra.
vogliamo Ambra tutta per noi. Quindi esatto, Ambra... no, ma guarda, tanto dei miei amori basta aprire un giornale e c'è sempre qualcuno che scrive qualcosa, insomma, quindi poi io per scelta mi hanno fatto fare qualunque cosa di questo amore, ma loro, io sono veramente molto noiosa anche la mia vita di coppia e amorosa. E quindi basta aprire i giornali, trovate sempre qualche notizia nuova inventata, ovviamente. Con quale grande fratello o piccola sorella hai legato di più all'interno della casa? Beh, ovviamente Chico e poi insomma, Valentina Vignali e poi insomma, vabbè, allora guarda, ti dico, è proprio perché ero quella più in là con l'età, la più vecchia della casa, e in realtà sono stata anche quella più capace di mantenere i rapporti perché ho ospitato tanti ragazzi in casa mia. Ho legato insomma con Daniele Dal Moro, che adesso è tronista, Uomini e Donne, con tutti insomma. Ecco, la domanda è proprio questa: reggono poi questi rapporti extra TV? Se si formano le vere amicizie, il rispetto, il frequentarsi? Sì, nel mio caso sì, anche se devo confessarti che allora i rapporti vanno vissuti, quindi insomma frequentarsi è un aspetto molto importante, però è rimasto grande rispetto, con alcuni è rimasto un rapporto molto autentico e molto reale, e insomma con alcune persone poi nel tempo ci confrontiamo anche su questioni e su faccende di lavoro. Valentina verrà ospite a casa mia quest'estate, è una grandissima influencer, lei lavora benissimo sui social. Casa mia. Chiaro, in Sicilia? Che bello, in Sicilia dove? Tu sei siciliano, una regione bellissima, tra le più belle regioni d'Italia e buona anche nel mondo. Ti stanno seguendo. Siciliani. Senti, esattamente di dove? Io sono della provincia di Siracusa, si chiama Rosolini. Rosolini? Sì. Mare? 10 minuti dal mare, insomma, 15 minuti, sì, sono proprio... Ma io, guarda, non dico che sono una donna di mare, perché poi noi siciliani sono più una donna da rocce, timpe, campagna, però la parte selvaggia delle mie origini mi manca tanto, e capirai, qui sono asfalto. Esatto, volevo che, la domanda era proprio questa, la tua professione di docente ti ha portato ad allontanarti dalla tua terra madre, ti manca, me l'hai appena detto, ti manca, ma cosa in più di questa terra manca? Gli affetti, Guarda, mi manca tanto la mia famiglia, mia mamma, mia sorella, insomma, ma quella dimensione proprio di serenità che qui a Milano non vivo, perché qui è soltanto corse, impegni, appuntamenti, scadenze, rotture di palle, posso dirlo in diretta? Certo che lo puoi dire! Senza risultare scurrile. E poi mi manca tanto, beh, io ero archeologa, insomma, nel senso lo sono ancora, ma prima facevo scavi, ero una grande attivista, e quindi mi manca tanto l'odore della terra, della roccia, delle frasche, insomma. Ha un suo profumo particolare ogni elemento. Ha un profumo tutto suo. Ma tu hai avuto un archeologo in diretta? Sì, abbiamo intervistato anche un caro amico, Aristide Malnati, che tra l'altro ti saluta, lui è un tuo grande fan. Sono arrivati i miei rimproveri? Mi sono arrivati quei rimproveri. Lui si è scusato dicendo: ho appena fatto il mio dovere, e quindi è stato in parte scusato. Cosa, tu mi porti fortuna, perché mentre ero al telefono con te e parlavo di lui, lui mi ha scritto. Quindi se prossima volta che mi chiami parliamo di 100.000 euro. Insomma, la prossima volta ci toccherà il presidente degli Stati Uniti d'America. Sì, grazie, insomma. Grazie. Ambra, abbiamo parlato di una regione così bella, di una regione così veramente affascinante in ogni sua cosa, ma di una regione che non la manda a dire alle altre regioni sulle pietanze. Al volo, il piatto più amato da Ambra Lombardo, il piatto siciliano della tua regione. Sì.
Sì, ma guarda, io più che regione ti parlo proprio della mia zona. A me mancano tanto le focacce, conosciute come scacce. E a me le focacce mi mancano tanto, quelle di mia mamma con i broccoli, con le pastizzette che sono insomma. Che sono quelle focacce ripiene di broccoli, salsiccia piuttosto che acciughe. Oh. Sì. Mi mancano Mancano tanto. tanto anche a me. Ma di Non dove sono sei siciliano. Sicily? Mia moglie è siciliana, io non sono Ah, beh, siciliano, ciao ma allora, ragazzi, certo, tutto tanta roba chiaro. buona. Mi E manca tanto. domanda. E la granita, La la granita. granita che si mangia a colazione con la brioche. Con la brioche col tuppo. La brioche col tubo perché è quella che ha con l'aggeggino su, cioè Sì, sì, tutto sì, sì. commestibile. Non male. Senti, Soffro. Ambra, dopo la tua esperienza in Grande Fratello, non mollando la tua principale attività, che ribadiamo è quella di Insegnante, docente, prof. avvii una nuova avventura televisiva in compagnia di un mito della televisione, La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti. Sì, per caso e in realtà per merito di un amico, perché io sono diventata molto amica di Cristiano Malgioglio, che è siciliano, insomma, come me. E con cui, insomma, per caso, è tutto casuale, quindi in realtà non è stata una cosa che ho cercato. Mi trovavo in Sicilia, cosa che generalmente non accade mai di ottobre-novembre, e un giorno lui mi chiama, mi dice: "Guarda, ti penso perché tu sei siciliano come me, noi siamo in Sicilia nella tua zona, loro erano a San Pieri, che è proprio a 20 minuti da casa mia. E mi serve una ragazza, una controfigura per il mio videoclip che sto girando in queste zone. Una ragazza che impersoni Malena e la sua camminata, la tatuatura." Ho detto: "Guarda, io sono Mora. Ho un deretano che regge ancora, regge il confronto, e io ci sono." Allora lui mi dice: "Guarda, ti aspetto, ma io sto girando adesso, devi venire al massimo domattina." Ho detto: "Ma guarda, io sono qui, che casualità." E quindi il caso ha voluto che io andassi e ci sono delle immagini molto belle di questa ragazza, di cui non si vede mai il viso. Ma che ha tanto di nome e cognome. Sì, esatto, è viva, viva e vegeta, insomma, ha un nome. E allora succede che poi a distanza di circa un mese, a novembre, lui mi richiama e mi dice: "Sai, con Piero Chiambretti, con cui stiamo iniziando la Repubblica delle Donne, abbiamo l'idea di ripresentare questa camminata di questa ragazza, quindi ci servi, vieni in trasmissione." Io all'epoca stavo ancora, insomma, in giro a fare le ospitate a pomeriggio 5, per cui vado, perché lo studio è quello vicino, e Piero mi conosce. E mi dice: "Guarda, di piacere, sì, una bella ragazza, per carità, come tante bellissime ragazze in giro." Ho detto: "Salve, piacere, sì, come tante, per carità di Dio, insomma, scusate, però io, guardi, vi faccio la camminata, poi devo scappare perché ho la riunione, ho il consiglio di classe." Lui mi guarda, Bang, si sdeng. accendono tutte le spie: "Che consiglio di classe? No, perché guarda, io ho le mie quarte e devo andare." "Ma perché lei insegna?" Insomma, da lì poi lui non si è fatto scappare questa cosa strana, molto strana. Lui è un appassionato di stranezze, sì. Senti Ambra, naturalmente noi ti seguiamo, i tuoi interventi sempre molto mirati durante le argomentazioni. Ahimè, il caro amico Piero, vittima lui e ancor più vittima la povera mamma, viene colpito da Covid e così come tutte le produzioni, ma come tutto il mondo, iniziano le restrizioni. Restrizioni che ti portano a una pausa televisiva forzata, come tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ma che ti portano a questa esperienza di docente, quindi di insegnamento a distanza. Co Sì. come sta funzionando? Guarda, allora, intanto mi hai dato l'aggancio, io ne approfitto per mandare un bacio grandissimo a Piero, se me lo consenti, per tanto Assolutamente.
non soltanto per il lutto che ha vissuto, che è stato molto doloroso, e credo per Piero, insomma, in maniera particolare, perché la signora Felicita era stata ospite in trasmissione, era una grande scrittrice, poetessa, e credo che lui sia stato molto ispirato poi in questa curvatura artistica, in questo amore per le belle arti dalla mamma. Quindi, tra l'altro, una donna veramente piena di ogni. Io ho avuto il piacere di conoscerla, ho invitato da Piero alla Feltrinelli di Milano alla presentazione di un suo libro. Una donna veramente, sì, quando si dice piena di vita, ahimè, però questo Covid non permette sconti a nessuno. E quindi, insomma, poi lui stesso ha accusato il contraccolpo, perché è stato un po' beffardo e fatale tutto. Noi abbiamo parlato del Covid per tante trasmissioni a partire dall'inizio dell'allarme pandemico, e attenzione, l'allarme c'era già a fine gennaio, e questa è stata, insomma, credo anche una grande, secondo me, insomma, un grande affronto da parte dello Stato, che c'è, se tu mi consenti, io non sono mai polemica. No. Però, insomma, lo Stato ci doveva, secondo me, tutelare. Da ben prima dell'inizio insomma, del lockdown. Detto questo, sì, Ricordati che abbiamo parlato di Stato, perché tra un po' ci torneremo in pompa magna. Ah, pensate, ecco. Fatto è che... sì, tutti a casa, noi siamo stati la prima trasmissione di Mediaset assieme alle Iene a chiudere battenti, perché, insomma, Piero è stato male, quindi abbiamo subito preso l'azienda ha preso tutte le precauzioni, insomma. Noi abbiamo poi continuato, in realtà, a postare contenuti, ma sai, a dispetto di quello che è accaduto in altre trasmissioni, dove si è tentato di riformulare in chiave diversa i contenuti, noi non abbiamo potuto più, per le ragioni che immaginate, cioè Piero era tutto intubato, quindi non, o comunque stava male, non si poteva far più nulla. E niente, io ho continuato a lavorare da casa, ovviamente didattica a distanza, mille difficoltà, ecco, mille stranezze, ecco. Ma è tutto questa, folle. Questa didattica a distanza. Allora, io da padre, le brave, perché siete veramente da onorare per questa vostra, diventa una missione, non più un lavoro, le brave maestre di mia figlia, con tutta la loro pazienza, immaginate, mi mandano link e apri il registro di classe, registra il compito e manda la video. Diventa una roba. Guarda, da il lavoro fuori di si testa. È centuplicato, io devo lavorare molto. Portando quanti risultati sulla missione che tu dai allo studente, allora, ti torna indietro? Personalmente i ragazzi sono bravi e ho avuto la fortuna, insomma, di conoscere le mie classi ben prima del lockdown, quindi la fortuna è stata che tutto sommato questo stop sia arrivato a marzo e non sia arrivato a novembre, perché così fosse stato, non so se avrei avuto un feedback tanto positivo. Cioè, io conosco già i miei ragazzi, quindi gli ultimi 2 mesi, tutto sommato, insomma, avevo già un'idea di come lavorano, come si muovono, so già chi fa di più, chi fa di meno, li conosco, però personalmente secondo me non è un tipo di scuola che può funzionare sul lungo periodo, cioè una scuola di emergenza, ma non la consiglierei, ecco, come soluzione definitiva, e non è, insomma, una formula che possiamo adottare per tanto tempo, perché comunque io insegno scienze umane, insegno letteratura, insegno poesia, capisci bene che leggere Dante in audio lezione per i ragazzi diventa noiosissimo, io ho bisogno del contatto visivo, molte volte anche la prossemica, sai, percettiva. Viene meno e comunque non sortisco i risultati che vorrei. Insomma, se io spiego chi è il Conte Ugolino o se spiego chi sono Paolo e Francesca, mi piacerebbe farlo di presenza e non a distanza. Tutto qua. Ecco. Il ministro Azzolina, il ministro dell'istruzione, in cosa sta mancando in tutto questo? A parte una confusione totale di completamente.
c'è molta confusione e questa confusione la percepite anche voi docenti, oltre che gli studenti che sono nel pallone più totale? Sì, allora il punto sostanziale è questo, che proprio perché la didattica a distanza ha aperto tutta una serie di, ha aperto una casistica varia e molto differenziata di situazioni, cioè è stata un po' per certi aspetti come la cartina tornasole che ci ha mostrato qual è la reale varietà di situazioni che vive la scuola italiana, i ragazzi che non hanno i mezzi a casa per poter studiare, i ragazzi che effettivamente non sono abituati a un approccio vicino e costante con i testi, i ragazzi che facevano poco e fanno i ragazzi che insomma si lasciano distrarre, insomma è una casistica tanto variegata che in qualche misura ci ha mostrato che siamo ancora molto inadeguati a questo tipo di scuola solo ed esclusivamente digitale. E poi soprattutto insomma, alcuni appuntamenti che secondo me andavano rimandati e che invece stranamente sono, ci vengono proposti adesso. Cioè, secondo me non era questo il momento di fare un concorso per la scuola, cioè un concorso a distanza, un concorso in cui in questa fase abbiamo problemi con la didattica. Ma cosa invite un concorso in questo momento? Ma dateci il tempo di ritornare, cioè, voglio dire, in classe e raccogliere un po' le idee e riapprocciare i ragazzi. Cioè, sai, è come se io ti invitassi ad una gara di corsa in un momento in cui ti sei appena, non lo so, lussato un piede. Cioè, ma voglio dire, tutto molto spuntuale. Quindi, secondo me, siamo molto confusi, l'Italia è molto confusa e lo sono i governanti che ovviamente confondono noi che andiamo dietro al baraccone. Ma aspetta che arriva anche il tuo momento, in tale quanto governante. Tu dici ecco. Arriva. Allora, so che i nostri autori ti hanno veramente rapito e intanto noi a nome di tutta la produzione di Truman TV ti ringraziamo per la tua disponibilità. Grazie. So che ti hanno, insomma, distolto perché stavi preparando delle argomentazioni per i tuoi studenti e quindi arriviamo alle domande. Una domanda di rito che facciamo a tutti i nostri amici. La prima: sei sulla torre da principessa, la principessa è sulla torre, chi butterebbe giù dalla torre, ideologicamente o fisicamente, Ambra Lombardo? Ma è brutto dirlo perché insomma non vorrei fare l'anarchica, anche se poi gli intellettuali sono sempre un po' anarchici. No? Di definizione, però io butterei proprio tutti i governanti, tutti quelli che ci governano, tutti quanti. Sì, ma per un motivo molto semplice, perché mi piacerebbe rielevarli, ok, quindi farli risalire, ma per scelta, cioè mi piacerebbe essere io a scegliere chi mi governa, vorrei tanto eleggerli, i miei rappresentanti, anche perché voglio dire, e questa è una democrazia elettiva, vorrei essere questa io a scegliere. Non è una democrazia, questa non è una democrazia. No, se non eleggo da anni, se non sono chiamata a votare da anni e soprattutto se poi in una fase come questa, che capisco che è una fase di emergenza, però anche i romani avevano la dittatura nelle fasi di emergenza di 6 mesi dove il dictator dettava quello che c'era da fare, perché insomma in un momento di emergenza non si sapeva bene cosa fare, allora ci penso io, decide uno, dittatore assoluto, dura 6 mesi, quindi non diventa monarca, insomma chi la storia la conosce sa che questa è una roba vecchia, Quindi diciamo che questo Conte che di quando in quando compare in TV e dice oggi fuori, domani dentro, oggi un piede dentro, uno fuori, oggi maschera, cioè è un dittatore. Casa mia è così. Ma cara Ambra, allora siamo giunti alla domanda finale, quindi la nostra Ambra Lombardo, docente in lettere, in latino, in storia, la nostra Ambra Lombardo, modella, la nostra Ambra Lombardo, personaggio televisivo, personaggio d'espressione, non soddisfa più noi italiani. Perché noi, Ambra Lombardo, la vogliamo a capo della presidenza della Repubblica. Sei stata eletta, comunque ti abbiamo eletto presidente della Repubblica, quale prima legge
toglieresti subito e quale legge invece apporresti per il tuo popolo italiano? Ma io toglierei le tasse. Toglierei le tasse o comunque riformulerei il sistema di tassazione, e io non sono un economista, per cui insomma chiamerei qualcuno più esperto di me a farlo, però apporrei tutta una serie di modifiche a questo sistema di tassazione bieco, folle, malato, che praticamente ci toglie il grosso di quello che guadagniamo, quindi ci toglie anche la voglia di guadagnare e ci mette tanta voglia di rubare, e chi non è bravo a rubare come me ad esempio resta povero. Rimessa, quindi esatto. E siccome gli italiani poi fondamentalmente sono un popolo di gente onesta, di gente allegra, di gente che ha voglia di evitare i problemi, e voi sapete molto meglio di me che insomma rubare bisogna essere molto tagliati, molto bravi, ma anche capaci, certo, problemi, certo. L'italiano cosa fa? Paga e si fa derubare dallo Stato legalmente, per cui ci piacerebbe sicuramente noi presidentesse, noi donne, avere uno Stato che in qualche misura ci agevoli, soprattutto nel rapporto, ecco, con i doveri, ok? E quindi col pagamento delle tasse. Noi diamo, però diamo il giusto, questo sì. E poi soprattutto da insomma, attivista contro la violenza di genere, mi piacerebbe tanto punire severamente chi sbaglia. Quindi rivedere un po' anche il sistema giudiziario. Il sistema giudiziario, perché oggi poi in realtà di fatto così non è, cioè non è, chi sbaglia non paga e probabilmente pagano sempre. No, gli onesti ti pagano sempre, gli onesti e gli innocenti pagano e se non pagano loro è la vita che li fa pagare. Invece chi sbaglia spesso e volentieri la fa franca. Ecco, io adesso sai, sono discorsi qualunquisti, molto generalisti perché il No, ma discorso. neanche tanto perché danno molto l'idea, danno molto Tu l'idea. sai che è molto più complicata di così, però ti Certo. piacerebbe tanto che iniziassimo un po' a regolarli questi conti e qui chiudo. Va bene. Senti, Ambra, è stata una piacevolissima chiacchierata e noi ti ringraziamo. Grazie E a nell'auspicio poi di venire, insomma, con la troupe, prima possibile, voi. perché? Prima possibile, perché Volentieri. vuol dire che questo maledetto Covid è stato debellato e Io perché spero di finalmente. accogliervi senza mascherina, ecco, quindi è l'augurio Bravissima, migliore possibile. bravissima, certo. E quindi ti ringraziamo, ti lasciamo ai tuoi studenti, ai tuoi libri. Grazie. In Alle bocca al dolenti lupo. Buon note. tutto e grazie ad Ambra Grazie, sei Lombarda stato su Truman gentilissimo, TV. carinissimo, complimenti alla trasmissione, ai tuoi autori, sono insomma davvero tutti giusti, tu per primo, complimenti. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Buona giornata, ciao ad Ambra Ciao Lombarda. ragazzi, Ciao. ciao! Ciao.